il feldmaresciallo von Rundstedt e il generale von Lohr salutano il duce. L'ambasciatore italiano a Berlino, Dino Alfieri. Raggiungendo anche il cuore profondo dell'Ucraina, i due capi di Stato hanno visitato una divisione italiana. La visita al fronte dei due condottieri insieme ha voluto anche essere testimonianza della fratellanza dei nostri due popoli, mossi dalla ferma volontà di salvare l'Europa dalla minaccia bolscevica. Sbarramenti aerei della Regia Marina organizzati per la difesa delle basi navali e degli impianti militari che devono essere protetti a bassa quota contro gli aerei nemici. I serbatoi carichi di gas idrogeno giungono alle basi per il gonfiamento ed i successivi rifornimenti dei palloni. Anche nelle nostre basi navali più lontane dagli stabilimenti di produzione di gas idrogeno, questo viene prodotto regolarmente e nella quantità necessaria per mezzo di appositi generatori campali. Viene eseguita regolarmente da marinai e ingegneri in perfetta collaborazione. Lo sbarramento è completo. Alla difesa passiva si collega un'efficiente difesa attiva. Ecco infatti che da un posto di osservazione sono avvistati aerei nemici e la centrale di tiro si dispone ad entrare in funzione. Ne viene data comunicazione al comando interessato, il quale impartisce subito le disposizioni per la difesa dall'attacco nemico. Suona l'allarme. Marinai e genieri interrompono i loro svaghi e corrono ai posti di combattimento. Fumogeni nascondono gli obiettivi più delicati e l'artiglieria contraerea entra in funzione. Un pallone colpito da una scarica nemica è in fiamme. La vedetta ne dà comunicazione al comando di settore, il quale provvederà subito per la pronta sostituzione. Due squadre autotrasportate sono immediatamente in partenza. La prima si reca sul luogo dove è caduto il pallone in fiamme per evitare l'eventuale diffusione dell'incendio. La seconda provvede per la chiusura della falla creatasi in quota. Tutto questo mentre è in piena azione l'attacco nemico. Dopo l'allarme, lo sbarramento intatto ostacolerà ulteriori attacchi. Genova all'eroe di Cortellazzo. Presenti Galeazzo Ciano, il segretario del partito Serena, le rappresentanze della Camera e del Senato, Genova inaugura il monumento a Costanzo Ciano. La possente figura dell'eroe sorge su un alto basamento rostrato e domina l'ingresso del più grande porto italiano.
Nell'eroe di Bucari, l'Italia esalta i suoi combattenti del mare. Come si fabbrica un carro armato? La forgiatura dei lingotti d'acciaio. Lavorazione e montaggio delle corazze. Il motore è collocato sul carro. Montaggio della cupola. L'applicazione dei cingoli. Rifinitura di un gruppo di carri già pronti. Sono collaudati prima di essere consegnati per l'impiego. Dalle industre mani degli operai, essi passano in quelle dei nostri eroici carristi, che in terra d'Africa hanno scritto e scrivono indimenticabili pagine di eroismo. Nelle basi italiane si apprestano rifornimenti per l'Africa settentrionale. Trasporto carico di truppe destinate all'altra sponda. Il convoglio scortato lascia la base. Stormi di aerei da trasporto incrociano il convoglio. Una mina alla deriva è avvistata e fatta saltare con raffiche di mitragliatrici. L'obiettivo riprende ora un violento attacco di bombardieri ed aerosiluranti nemici. Il primo apparecchio scarica bombe. Un gruppo di bombe scoppia di poppa ad un trasporto. Un bombardiere nemico, colpito dalla nostra reazione contraerea, precipita in mare. Gli aerosiluranti che attaccano. Un siluro è sganciato vicinissimo al piroscafo. Un altro siluro è sganciato. Un terzo siluro, ma anche questo non raggiunge il bersaglio. Una serie di bombe scoppia vicino ad un altro piroscafo. Cortine fumogene lanciate dalla scorta per occultare il convoglio. La costa africana è ormai raggiunta senza perdite.
5 apparecchi britannici sono stati abbattuti durante l'aspro attacco. Il rapido scarico del materiale. Attacco di mezzi corazzati britannici respinto dal fuoco anticarro e da possenti concentramenti di artiglieria. Prigionieri catturati durante i nostri contrattacchi vengono avviati verso i campi di concentramento. Non voglio pane, dammi piombo per il mio moschetto, la terra del mio sacchetto, che per oggi mi basterà. Colonnello, non voglio l'acqua, dammi il fuoco distruggitore, con il sangue di questo cuore la mia sete si spegnerà. Colonnello, non voglio il cambio, qui nessuno ritorna indietro, non si cede neppure un metro se la morte non passerà. Colonnello, non voglio encomi, sono morto per la mia terra, ma la fine dell'Inghilterra incomincia da Giarabù.